Grazie davvero. E intanto grazie, grazie per il luogo, grazie per quello che ho potuto ascoltare, che si salda con molta forza anche di contenuti a quello che mi accingo a fare. Dirò delle cose molto pratiche, di tipo esemplificativo, ma anche qualcosa di meno pratico, perché questo mi è stato chiesto. Mi è stato detto che, diciamo, parlare per 45 minuti, cercherò di stare dentro, non vi preoccupate, e soprattutto di tenere l'attenzione sia di chi è in questo meraviglioso posto, sia di chi ci segue da lontano. In questo luogo si ragiona di strumenti, si è ragionato, abbiamo ascoltato gli strumenti che servono per evitare che la mancanza, l'assenza, la non disponibilità di mezzi finanziari o precorse situazioni personali blocchino la creatività imprenditoriale. In fondo stiamo parlando di una cosa su cui tornerò fra un istante, stiamo parlando di rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, stiamo parlando dell'articolo 3 della Costituzione, visto che è stato richiamato l'1, richiamo il 3 e ritorno su questo punto fondamentale, che è questo geniale incontro delle tre culture che hanno prodotto il nostro paese e la nostra democrazia. Fare, diciamo, ragionare di visione di un futuro più giusto in questo è reso facile in questa regione, in questa Italia, diciamoci la verità, anche in questa fase storica dell'Occidente, lo dico solo per sentirci meno soli, perché purtroppo, diciamo, anche i problemi che viviamo sono di tanti in questo momento, non ci chiedono, non richiedono di spendere molte parole sul fatto che vi sia molta ingiustizia sociale e ambientale. Non parleremo d'ambiente oggi, ma si può sostenere ragionevolmente con Amartya Sen che la giustizia ambientale non è altro che, come del resto è coerente con il sistema degli indicatori dello sviluppo sostenibile, una delle modalità dello sviluppo dell'ingiustizia sociale appropriatamente definita, è semplicemente l'ingiustizia sociale delle generazioni future. Ma sempre di quello si tratta sempre di negare la libertà alle persone di vivere in questa terra la vita che vorrebbero vivere. Diciamo che quando sentiamo proposte come queste e altre a cui farò riferimento, quando ci rendiamo conto, come dirò tra un istante, che è aumentata la consapevolezza di queste disuguaglianze, la domanda principale che voglio tenere lì e per cercare di dargli una risposta è: ma perché non ci muoviamo più rapidamente per rimuoverle? Perché non troviamo la forza? La risposta, io credo, è che non ci crediamo abbastanza che si possa davvero cambiare in modo radicale, che si possa essere irriverenti, come Katia, che ringrazio per essere qua, ci ha dato. Siamo in fondo vittime di del senso comune che un'alternativa non c'è, che possiamo solo lavorare a margine, che anche le idee più brillanti che abbiamo, ne abbiamo sentita, ce n'è una al centro che è quella del microcredito versione italo-europea, alla fine non può diventare un altro modo, rimane ai margini. Quindi io quello che voglio condividere con voi sono due cose: la risposta a questa non ci crediamo abbastanza, che è fatta di due pezzi importantissimi, particolarmente in questo momento, che sono dobbiamo avere proposte molto concrete, massimo di pragmatismo ma anche il massimo di visione, dobbiamo avere tutte e due, se abbiamo una sola delle due non ce la facciamo. Per impostare, per l'abbrivio, non mi metto a fare l'elenco delle disuguaglianze, ma voglio attrarre l'attenzione su una cosa importante. Tutte le faglie, tutti i disagi, tutte le amarezze, tutte le terribili vicende di questi ultimi due anni legate alla pandemia sono tutte amplificazioni di disuguaglianze già esistenti. Non saremmo stati così male se non ci fosse stata ingiustizia prima, e la modalità diversa con cui pezzi diversi della popolazione hanno vissuto questa vicenda sono legate alle disuguaglianze, molto praticamente su quattro fronti. L'impatto sulla salute: prima di tutto non avremmo avuto quello che abbiamo avuto se nel 2003 l'umanità si fosse comportata nei confronti dei primi avvisaglie, che era la SARS, nel modo in cui intelligentemente affrontammo e ci comportammo dopo l'influenza spagnola. Avremmo realizzato quella che è l'influenza network, che è una network di 104 organizzazioni di ricerca del mondo pubbliche, che con i soldini dei contribuenti condividono ogni anno le analisi sulla evoluzione dell'influenza per l'anno successivo e consentono di produrre
un vaccino e nessuno di noi sa se si chiama Giovanni o Mario quel vaccino, per il semplice motivo che viene poi dato alle corporation che fanno i loro profitti normali e ragionevoli, non monopolistici. Non avremmo avuto questa vicenda drammatica in cui tutti siamo oggetto di un'enorme, gigantesca, ancorché necessaria, e in Italia particolarmente ben seguita, diciamocelo, sperimentazione di massa. Ma non è solo questo, l'impatto sulla salute è stato terribilmente differenziato a seconda delle condizioni. Nella pianura padana, dove muoiono ogni anno tra i 45.000 e i 60.000 persone in più di quelle che dovrebbero per via delle condizioni ambientali, c'è stata una mortalità molto più elevata, sono numeri esistenti. La mortalità, ci dicono le analisi fatte in Europa, è stata più elevata in quei territori dove c'era meno coesione sociale e meno organizzazione di cittadinanza, perché la coesione sociale ha determinato una capacità di reazione estremamente più forte, minore mortalità a livello europeo, studio di Andrés Rodríguez Pose, per dare una citazione. E in Italia sappiamo bene quanto più la linea delle privatizzazioni della sanità e quanto più la linea dell'ospedalizzazione, dell'indebolimento dei presidi territoriali è andata avanti, tanto peggiore è stato l'impatto della pandemia. Quindi di nuovo la disuguaglianza, i problemi lo stato con cui abbiamo affrontato la pandemia ha pesato terribilmente sul dopo. L'impatto economico, noi Forum Disuguaglianza, che improvvisamente quando abbiamo visto nei primi settimane che il governo prendeva dei provvedimenti sacrosanti nei confronti per attutire l'impatto, ci siamo resi conto che questi provvedimenti escludevano 6 milioni e mezzo di lavoratori italiani su 21 milioni, che erano i lavoratori irregolari e i lavoratori a tempo determinato. E abbiamo fatto una battaglia con l'ASVIS, non a caso, con il mio amico Enrico Giovannini, durata un mese, due mesi, che ha portato al risultato della costituzione del reddito di emergenza. Gli interventi compensativi, ci verrò dopo, non sono la soluzione dei problemi della disuguaglianza, lo ha detto in maniera molto chiara onorevole Presidente Baccini, e ci ritorno e lo condivido, ma non puoi non compensare quando ti trovi di fronte a quella botta, e noi non avremmo dovuto compensare così tanto se non avessimo prodotto precariato e irregolarità negli anni precedenti. Quindi la disuguaglianza con cui l'Italia si è presentata a quell'appuntamento ha reso l'impatto economico molto più grave che altrove. Ancora un numero da statistico, non avremmo sofferto così tanto, le famiglie non avrebbero sofferto così tanto della parte economica dell'effetto del lockdown, dell'inevitabile lockdown, se non avessimo avuto 10 milioni di persone, lo sa chi si occupa di credito, anche le persone in difficoltà per la salute, che è uno degli usi del microcredito, noi abbiamo 10 milioni di persone in questo paese che non hanno dei risparmi sufficienti a consentire loro, se non ci sono altre entrate, di arrivare alla fine del mese. È una misura meno nota, meno comune della disuguaglianza, ma è importante per chi come voi si occupa di liquidità. 10 milioni di persone hanno bisogno di essere continuamente alimentate di qualche forma di reddito, altrimenti non arrivano alla fine del mese e quindi non hanno più neanche la testa per capire come vivere la vita, perché il problema della povertà, il problema dell'ansia, dell'angoscia per dare a mangiare al proprio figlio, al proprio padre, alla madre, a se stessi, è una cosa che, come si sapete benissimo, riduce il quoziente di intelligenza di una persona. Ancora, l'impatto è stato molto diverso dove le persone erano collocate nella filiera della conoscenza. In un mondo in cui il possesso e il controllo della conoscenza è diventato fondamentale, chi controlla la conoscenza si è arricchito in una maniera straordinaria. Le grandi sette sorelle digitali, come si chiamano adesso, un tempo avevamo quelle petrolifere, adesso abbiamo quelle digitali, e le loro sorelle minori, cugine minori, hanno avuto arricchimenti straordinari in questa terra, e coloro che sono fuori dalla filiera della conoscenza sono stati colpiti. Quindi la pandemia ha aperto un vulnus esistente, perché già non andava bene che ci siano in questa terra dei soggetti che hanno un controllo sulla conoscenza che è superiore a quella che avevano i sacerdoti di Babilonia, perché questo è la capacità di controllare il numero di dati di pochi soggetti che decidono, possono arrivare a decidere se il Presidente degli Stati Uniti d'America, che può non esserci simpatico, ma che sia una corporation a decidere se il Presidente degli Stati Uniti può o non può dare dei messaggi su Twitter, è qualcosa che ci deve far riflettere sulla tenuta della democrazia e sul grado di concentrazione della conoscenza. Quindi, non vado oltre, la pandemia arriva, aumenta in maniera straordinaria le disuguaglianze già esistenti,
ce le fa accorgere, ci rende consapevoli, improvvisamente la parola disuguaglianza diventa una parola di corrente e comune uso. Ovviamente le punte più avanzate del pensiero, anche del pensiero neoliberale, del pensiero, pensiamo all'Economist e al Financial Times, erano anni che dicevano non regge, il mondo non regge, non veniva solo dalle Caritas o dagli studiosi di disuguaglianza nel mondo, la parte più avveduta del mondo imprenditoriale del mondo si rendeva conto che il sistema non poteva reggere. La pandemia apre consapevolezza, ma come ha ricordato con una bella espressione il riferimento a Baricco, ognuno di noi ha i suoi riferimenti, Dani Roderick, grande economista internazionale, Arundhati Roy, i migliori pensatori e comunicatori del mondo ci dicono attenzione che questa consapevolezza svanisce, come può svanire dopo una crisi familiare dove non rimuovi i problemi, ti si ripresenteranno ancora più gravi. Questo è un altro avvertimento, è un avvertimento che non ci dobbiamo dimenticare, e la mia, io sono, il rischio drammatico è che noi ce lo dimentichiamo e ritorniamo alle pezze. Anche, lo dico con molta sincerità, anche grandi risorse finanziarie, io ho gestito nella mia vita fondi, ne ho catturati a Bruxelles quanto più potevo, però avevo sempre paura quando li prendevo a Bruxelles, perché poi adesso poi li sappiamo usare bene o è l'ennesima pioggia di denaro che arriva? Quindi anche un'enorme quantità di fondi può avere addirittura effetti dannosi, perché produce salari, profitti e rendite, molte rendite, un po' meno profitti e un po' di salari, ma attutisce l'impatto sociale e quindi riduce, fa stare tutti, dà la sensazione di star meglio, e quando ti risvegli che i soldi sono finiti perché sono straordinari, non ordinari, se non hai usato quei fondi per cambiare la curva sei nei guai. Quindi il rischio esiste molto forte. Il mio amico Aldo Bonomi, abbiamo citato De Rita, citiamo un suo amico che è un sociologo, Aldo Bonomi usa questa espressione, su cui torno, per ricordarvi il rischio in cui siamo in questo momento, che quell'enorme quantità di denaro, che non è solo 209 miliardi di euro, perché poi ci sono i fondi aggiuntivi del complementare, ci sono i fondi di sviluppo e coesione, ci sono i fondi comunitari, stiamo parlando di 320-330 miliardi di euro che non tornano, quindi straordinari, se arrivano nei territori percolando come delle gocce che cadono, in cui tutti i soggetti, le imprese sociali, le imprese, i comuni, sono lì che cercano di intercettare la goccia per acchiapparsela, per reggere l'azienda, per andare avanti in altri due anni, per riuscire a fare un po' di fontane, per sistemare un'infrastruttura che non va, ma questo insieme di interventi non è condiviso strategicamente secondo una visione del domani, noi rischiamo molto. Da qui l'importanza di lavoro come quello che voi fate, perché se invece noi aspettiamo questo arrivo di fondi che sulla carta è destinato agli obiettivi giusti, ma non sta scritto che verrà usato in modo giusto, dipende moltissimo da tutti noi. Se noi, come dire, ci prepariamo a livelli territoriali, a livelli di aree vaste, a livelli di grandi città, a livelli di alleanze di aree interne, a raccogliere avendo una strategia, avendo una visione, allora è un'altra cosa, allora li usiamo i fondi aggiuntivi per cambiare la curva dell'utilizzo dei fondi ordinari. Possiamo farlo? E vengo alle due, come dire, due messaggi che voglio darvi, uno praticissimo e uno invece di parole magiche, come le chiama il mio amico Giovanni Moro. Dobbiamo sdemaginizzarle, dobbiamo recuperarle, che noi ammazziamo parole in questo paese, inventiamo una parola, poi è uccisa, non la pratichiamo e dopo sei mesi è morta, distrutta dai mass media, dai social network, eccetera. Prima però le cose pratiche, non ve la faccio sotto forma di lista, ovviamente faccio riferimento al lavoro che sto facendo con il Forum Disuguaglianze, non sono idee mie, sono idee di una rete di organizzazioni che vanno da Caritas ad ActionAid, dalla meravigliosa Fondazione Comunità di Messina, che lavora a Messina in Sicilia, a Lega Ambiente, che si sono messe assieme proprio condividendo il punto che hai prima sollevato, ovvero sia che va benissimo quando sei nei guai, la gente deve sopravvivere, ma se non è con la redistribuzione che si risolvono i problemi della disuguaglianza, ma ecco intervenendo nei processi di formazione della ricchezza, che è esattamente il mestiere che voi fate. Ma noi stiamo insieme perché pensiamo questo e perché queste organizzazioni, che pure svolgono una funzione decisiva, sanno che se non si interviene
Se non si rimuovono gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, consentendo a ognuno di essere un lavoratore che fa un buon lavoro, o uno che ha una vena imprenditoriale in un paese che ha, insieme al Vietnam, è considerato uno dei paesi che ha la massima capacità creativa e imprenditoriale del mondo. Cioè, Vietnam e l'Italia, capita in giro per il mondo, noi siamo un paese di imprenditori, il 16% delle famiglie italiane ha dentro un imprenditore o un'imprenditrice. E quindi se noi non facciamo questo, loro stanno insieme per questo. Quindi le cose che vi dico mi servono solo per dire quanto vicini siamo e quanti altri tasti il pianoforte ha, e andrebbero usati tutti per tornare a credere che ci può essere un futuro più giusto. Dobbiamo pensare che si potrebbero fare tutte queste cose che in minima parte, in piccole luoghi già facciamo, ma che non divengono sistema. Ripercorro la stessa lista di problemi della pandemia per avere un filo pulito. Sulla salute e sul vaccino. Ma a livello nazionale abbiamo capito qual è il salto, qual è il passo. L'abbiamo capito tanti anni fa in Europa, Jacques Delors, ma il nostro Antonio Giolitti l'aveva intuito tanti tanti anni fa. Le politiche pubbliche per la scuola, per la salute, per la cura degli anziani, per l'intervento di trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, politiche molto diverse, hanno bisogno di essere rivolte alle persone nei luoghi, non cieche ai luoghi. Devono essere combinato disposto di un forte pensiero nazionale, cioè di una forte strategia che non pensa di imporre a ognuno il modo con una sovraregolamentazione, ma deve essere un indirizzo che poi ogni territorio, secondo le sue capacità e le sue possibilità, realizza. Questo è il salto importante che è necessario fare. E questo si può fare, perché l'abbiamo praticato, perché alcuni pazzi del territorio lo hanno praticato, perché è una dei segnali che viene dall'Europa. In Europa si chiama place-based approach, approccio rivolto ai luoghi. Dirò poi qual è la condizione perché questa cosa funzioni. Se la politica pubblica funziona così e funziona intermediando le persone, intermediando i saperi, la dico meglio, trovando quella straordinaria combinazione fra pensiero di frontiera tecnologica, dei grandi centri di competenza, pubblici o privati che siano, ma rispettando e sentendo i saperi locali, questo è il nuovo mondo, la complessità, se vogliamo, del nuovo mondo. Se quando ti riesce, non dico se riesce, perché qualche volta riesce, quando ti riesce sono miracoli, perché e quando non ti riesce cadi in uno dei due errori. La decisione dall'alto, indipendentemente dai luoghi di un'operazione, non andrà, oppure il comunitarismo chiuso, in cui in realtà non c'è. Quindi il dialogo. Per un laico come me la parola dialogo mi evoca Amartya Sen, un grande filosofo. Confronto acceso, informato, ragionevole, aperto sono le quattro parole a cui potremmo dedicare una riflessione. Se leggo l'ultima enciclica del Papa Francesco, leggo una cosa scritta in un'altra lingua con un altro riferimento, identica, che è il dialogo sociale, il confronto. Recuperando la parola di Giovanni Paolo II, il conflitto, altra parola che è stata impropriamente abolita, conflitto con le declinazioni che condivido, che trovo in quel testo, è un confronto acceso. Amartya Sen lo chiama confronto acceso perché poi, per vendere il prodotto, adesso lasciatemi essere leggero, il Papa si può permettere di usare la parola conflitto, che adesso è abolita. Il conflitto è parte fondamentale della democrazia, che non vuol dire tirarsi le bottiglie per terra o assaltare una sede di un'organizzazione sindacale, vuol dire esprimere con forza, con durezza, se necessario, le proprie opinioni e cercare poi un compromesso, un punto di intersezione. Amartya Sen lo chiama la ricerca dell'intersezione, quella che ha fatto sì nel dopoguerra che, pur avendo un forte conflitto sociale, vorrei ricordare che le leggi di questo paese venivano approvate con una percentuale parlamentare che oscillava fra il 70 e l'85%, e che non vuol dire che hanno fatto sempre cose buone, ma vuol dire che in molti casi le hanno fatte, visto che siamo cresciuti come siamo cresciuti. Quindi questo primo punto. Secondo punto, la disuguaglianza di ricchezza, vengo al punto vostro. La disuguaglianza di ricchezza è enorme. Vi do un numero, perché i numeri fanno sempre comodo. Tra il 2000, in questo paese, tra il 1996 e il 2016, 20 anni, la ricchezza posseduta, noi siamo un paese ricchissimo, è noto, 8 volte il PIL, siamo uno dei paesi più ricchi del mondo, abbiamo un forte accumulo di ricchezza finanziaria e immobiliare, ma questa ricchezza è distribuita in una maniera iniqua e l'iniquità è aumentata nel 1900, creando dei problemi ovviamente.
Nel 1996 25 milioni di adulti, parlo di adulti, quindi la metà degli adulti, sono 50 milioni di adulti in Italia, 25 milioni di adulti in Italia possedevano il 12% della ricchezza. Alla fine del ventennio questa era scesa al 4%. I 5.000 adulti e adulte italiani nel nostro paese negli stessi vent'anni hanno visto la loro ricchezza salire dal 2 al 6%, cioè si sono invertite. Beh, quando sentiamo un numero del genere non dobbiamo sorprenderci del risentimento, della rabbia che vediamo esplodere, in maniere che vedevamo esplodere anche prima della pandemia, e non è l'invidia sociale, perché questo è un modo per liquidare il problema, non è l'invidia sociale, è la sensazione che non ci può stare, non è così, non corrisponde alla distribuzione delle nostre capacità umane. Vuol dire che gli ostacoli allo pieno sviluppo della persona umana di milioni di persone è impedito, perché non, in un paese come il nostro non è ragionevole questo cambiamento. Allora, come affrontarlo? Uno è il vostro, mi è piaciuto, raccolgo solo una parola, a noi torna come forum, è la parola accompagnamento che ha sottolineato, cioè non è solo che è la novità. Del resto è anche la parola che Caritas in particolare ha sempre sostenuto nell'Alleanza per la Povertà con riferimento al reddito di cittadinanza. Se io ti do il reddito di cittadinanza, e purtroppo è la cosa che è stata indebolita nel pur importante rafforzamento del reddito di cittadinanza, la parte accompagnamento che è decisiva, quella dell'accompagnare. Cioè io ti libero dall'angoscia e ti do i soldi, però devo tenere conto che tu hai bisogno di dialogare, di parlare, di crescere, di imparare, di apprendere, che è la carta importante che voi giocate. La stessa cosa riguarda altre forme che ci sono in Italia. In alcuni casi si tratta di usare di più dell'invenzione dei nostri predecessori, penso alla Marcora, legge degli anni 80, workers buyout, cioè noi ci siamo inventati in mezzo agli anni 80, frutto di un incontro di culture diverse, una cosa per la quale un'azienda è in crisi, si valuta la possibilità, se per caso invece di dare soldi di mobilità agli lavoratori che non trovano lavoro perché hanno 53 anni, 55 anni, è difficile e in modo deprimente stanno ai margini della società, e dare la chance di vedere se quell'impresa, spesso fallita perché nel trasferimento generazionale, sapete benissimo e sicuramente vi troverete di fronte a casi in Italia, funziona male per l'arroccamento della famiglia imprenditoriale al controllo, e viva il capitalismo imprenditoriale familiare italiano, male il non rinnovamento del management, che è uno dei problemi veri nostro rispetto alla Germania. Bene, in quei casi si dà la possibilità ai lavoratori di esprimere loro un management, di diventare i proprietari dell'azienda, esprimendo un management. Ci sono un sacco di aziende in questo paese, stiamo parlando di imprese che esportano, stiamo parlando, non so, qua vicino il mio amico appunto Gaetano è giunta con la Fondazione Comunitaria di Messina, la birreria di Messina, con gli accordi che ha fatto un'operazione di grande avanzamento. Noi stiamo dicendo al governo adesso, ma perché non usi, perché non fai una grande campagna di pubblicità di questo strumento? Non è sempre, attenzione, non esiste cosa magica per le imprese in crisi, in alcuni casi la impresa in crisi deve chiudere, ma in molti casi no, quindi uso maggiore di questo tipo di intervento. Per dirvi quanti sono i tasti che abbiamo, dice, ma adesso cambio completamente dimensione aziendale, le imprese pubbliche. Ma noi stiamo usando la leva delle imprese pubbliche, noi abbiamo, nonostante privatizzazioni peraltro malfatte, pensiamo ad Autostrade e alla Telecom, mal compiute dalla direzione generale del Tesoro di quegli anni, nonostante questo il 29% del patrimonio di borsa, della borsa di Milano, è fatto da imprese pubbliche, cioè l'Italia ha ancora imprese pubbliche, dove abbiamo il meglio dell'ingegneria italiana. Ma noi li usiamo per staccare i 3 miliardi di dividendo all'anno, come abbiamo detto a suo tempo al ministro Gualtieri, che peraltro non pose particolare attenzione alla proposta che, se volete, trovate sul web, una proposta di statalizzare altre imprese. Assolutamente no, di usare quelle che abbiamo con un impegno strategico maggiore, dandogli un indirizzo strategico. Noi abbiamo delle chance nel campo delle ferrovie, nel campo delle condutture per trasportare l'idrogeno, in altri due o tre campi che sono straordinarie, ma non abbiamo un indirizzo strategico. Sì, appunto, esattamente. Non abbiamo indirizzi strategici, non abbiamo una visione. Attenzione, visione non vuol dire tornare a compiere degli errori per cui ordini ai manager pubblici cosa devono fare, magari gli fai crescere Taranto più del dovuto, come avvenne. Vuol dire dargli un indirizzo strategico nazionale, come fa la Germania, nulla di diverso di quello che avviene in Germania. Quindi
tema della disuguaglianza di ricchezza. E poi ve ne dico un'altra, più osé, la butto lì, poi magari non so se ci sarà l'occasione di parlarne. Noi proponiamo una cosa che riguarda i giovani, perché non che è molto semplice. Mi è piaciuto condividere questa idea parziale con mio presidente del consiglio è Mario Monti, diciamo, mio nel senso che ho la mia attività di ministro l'ho svolta durante il governo Monti, facendo coesione territoriale, e con Mario Monti ho raccolto un appoggio a questa proposta, cosa che mi ha fatto piacere da parte di un liberale genuino, ed è quella di reintrodurre in Italia una tassazione normale, ordinaria, sulle successioni, sui trasferimenti di donazione e ricchezza, che è stata abolita irragionevolmente. È un vecchio principio liberale, oltre che cristiano sociale e socialista, che dice semplicemente questo, che dato che non si trasferiscono le capacità imprenditoriali e che l'arricchimento di una famiglia è derivato anche da quello che la società gli ha dato, è ragionevole nel momento del passaggio di ridare una parte alla società. Noi non proponiamo roba pesante, anzi proponiamo di sleggerire la tassazione di successione fino a 500.000 euro, che non è proprio poco, cioè di abolire qualunque tassa fino a 500.000 di euro. Ma oltre 500.000 di euro deve diventare progressiva, come è nella Gran Bretagna, dove non mi sembra che poi sia avvenuto la fine della Gran Bretagna, tutti, se sta avvenendo è per altre ragioni. E proponiamo anche di, però non basta, perché? Perché ritorno al punto vostro, con una soluzione più diversa, perché una ragazza, due ragazze, che hanno fatto l'istituto tecnico, e mi viene in mente Fuscaldo Marina perché conosco quel luogo straordinario che mi fa emozionare ogni volta, cioè che noi abbiamo nel sud delle eccellenze straordinarie, tanto vero che attraiamo persone dagli altri paesi, dal nord dell'Africa. Due persone che escono da quell'istituto avendo delle idee straordinarie, la capacità creativa, però capita che una delle due stia in una famiglia che si può permettere, vuoi di darle qualche soldino per avviare una piccola startup e poi venire da voi e vedere se si riesce a avere qualcosa, o addirittura andare da una banca, vuoi andare all'università che vuole, tipo il Politecnico di Torino perché sta lavorando sul digitale, oppure di fare il giro del mondo decisivo perché ha bisogno di imparare due lingue. Una la può fare e l'altra non la può fare, perché? Perché è nata in una famiglia, e ce ne sono tante, certo, almeno 12 milioni di famiglie nelle quali nessuna di quelle tre opzioni è possibile. Al massimo, proprio se non devi lavorare in una maniera che te lo consente, va all'università vicino casa, che magari è buona, magari non è buona per niente. Noi diciamo che a ogni ragazzo o ragazza che raggiungono i 18 anni fargli avere un'eredità da tutti noi, pari a 15.000 euro. L'abbiamo discussa in tutta Italia questa storia, con i ragazzi, con i giovani, ci sono universale, incondizionata e fondamentale, mi piace, accompagnata. Perché? Ci fai quello che vuoi, ce l'hanno anche i ricchi, come dicono i miei amici, dice così una volta tanto, i ricchi e i poveri sono uguali, perché non è un'onta avere ricevuto i 15.000 euro, e accompagnata, perché evidentemente a seconda della famiglia in cui sei nato, del territorio in cui sei nato, la tua capacità, accompagnata da 14 anni a 18 anni, si discute di finanza, di come si possono usare per evitare che gatto e la volpe arrivino e ti convincano a usare male questo fondo, quindi c'è una sintonia molto forte e va bene. Si può fare. Adesso dico una cosa più piccola, che ha un pregio, che è successa. Noi 2 anni fa dicemmo sempre, ma l'impatto sociale delle università, come viene misurato? La terza missione si chiama l'università. Andammo a guardare la terza missione università, veniva misurata sulla base del numero di brevetti fatti dalle università e dal numero di biglietti, se l'università aveva un parco archeologico, del numero di biglietti venduti. Noi abbiamo detto, è strana questa cosa, fare i brevetti non è un male, però è l'unico criterio, sì, particolare, cioè noi tutti paghiamo le università che sono pubbliche e quindi quella è ricerca pubblica, i risultati sono pubblici e noi le premiamo nella misura in cui privatizzano la conoscenza? Strana questa storia, abbiamo detto vanno valutate anche su questo criterio, che può essere ma anche magari perché producono scienza aperta, open science, cioè producono una cosa accessibile a tutti, o magari perché fanno studiare delle persone in difficoltà nelle carceri che non hanno la possibilità di studiare, o magari perché fanno il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, operazione difficile e decisiva per il sistema delle PMI, che è una poi delle mie vecchie conoscenze, perché un pezzo del sistema delle piccole e medie imprese, non quelle vostre, soffre della mancanza di innovazione,
e della non capacità di rapporto col sistema universitario. E quindi abbiamo proposto 7-8 criteri. I ministri della Repubblica hanno ascoltato, il governo in questo caso ha ascoltato. È incredibile, l'ANVUR, che è un organo che io rispetto enormemente perché ha introdotto in Italia finalmente sistemi di valutazione, poi criticato, diciamo, figurarsi, ha cambiato completamente il sistema di valutazione della terza emissione, vi invito ad andarla a guardare, è diventato questo, cioè sono 10 criteri, 10 forme, sta raccogliendo in questo momento, con il presidente Uricchio, sta raccogliendo i casi delle università e avremo, aspettiamo tutti gennaio in cui sapremo esattamente il quadro di cosa, che cosa ho avvertito, la forza di questo paese. Quando l'abbiamo fatto è come se avessimo detto, diciamo, una cosa, abbiamo detto una cosa di un'ovvietà straordinaria, ma l'abbiamo detta, addirittura è stata fatta. In tutte le università italiane che è uscito un coro, ma noi già lo facciamo, cioè noi adesso finalmente non verrà considerata una cosa di nicchia fatta da quelli che credono nel sociale, eccetera, rischi di non visibilità, anche di non valutazione, parliamoci chiaro, perché quando sei nicchia non vieni valutato, magari poi usi anche male l'intervento sociale che può diventare copertura anche di cose non di alta qualità. Adesso improvvisamente noi veniamo valutati per questo, ma questa ci apre un orizzonte. Guardate quanto è un atto di un ministro della Repubblica, una decisione dell'ANVUR, la valutazione, come si può cambiare? Quando l'abbiamo proposto 2 anni fa ci hanno detto che eravamo fuori di testa. Siamo ancora a 10 minuti. Ho detto prima dialogo sociale. Allora, noi proponiamo delle cose molto semplici, qualche volta proviamo a sperimentarle. Vi dico una cosa concreta che riguarda questo territorio, quindi rischio moltissimo. Noi non siamo proprio necessariamente convinti che il governo ci abbia spiegato esattamente bene perché bisogna spendere 10 milioni, con la situazione drammatica del trasporto ferroviario, pendolari e compagni del sud, se sia proprio la scelta ideale quella di spendere 10 miliardi di euro per avere tra forse 12 anni una nuova ferrovia con un tracciato diverso. Non sto dicendo che è sbagliata o giusta, sto dicendo che non c'è stato spiegato, sono 10 miliardi di euro. E noi abbiamo, cosa vuol dire dialogo sociale? Vuol dire discutiamone. Ho la fortuna di aver avuto, sono telefonato al mio amico Enrico Giovannini e gli ho detto: Enrico, siamo grandi amici, però io qua ti dobbiamo chiedere di venire allo scoperto. E noi organizziamo un incontro. Abbiamo fatto 2 ore di incontro, lo dico a chi ci sente, su web. Ci siamo incontrati su web, abbiamo chiesto a 2 oratori, il capo della segreteria tecnica, una figura di grande qualità, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, non gli ultimi, di dirci perché questa cosa andava fatta. E poi abbiamo chiesto a un ingegnere del Politecnico di Milano e al vicepresidente di grande spessore di Legambiente di provare a esprimere critiche. E Giovannini ha fatto conclusioni. A voi le conclusioni, a Fabrizio Barca, economista, che un po' di queste cose l'ha fatta. Leggendo i risultati in 2 ore, Presidente, in 2 ore noi abbiamo capito che un pezzo di quella cosa è abbastanza, insomma, sembra convincente, è un'altra parte di quella cosa che è la rientrata, la parte di reazione verso Cosenza, costa 6 miliardi e mezzo, francamente esce malino dalla discussione, non ci sono conclusioni nei momenti di dialogo sociale, la parte si chiama dibattito pubblico, in Francia lo chiamo débat public. Ma perché vi sto dicendo questa cosa? Che cosa conta 2 ore di confronto in cui si sono confrontate? Era aperto ai cittadini, sono arrivate domande dai cittadini, è uscito un pezzo su Mattino, finalmente con i numeri, con le indicazioni, e oggi noi ne sappiamo di più. È un modo diverso di fare politiche e prendere decisioni. Anche perché me lo insegnava Francesco Saverio Nitti, che è un signore, diciamo, che da queste parti ha avuto il suo peso. Francesco Saverio Nitti era un signore che teorizzava, poi non ci riuscì, quando avvengono gli grandi interventi infrastrutturali, che diciamo le dighe, allora è un tema di dighe, di acqua, no? Il movimento delle acque, i grandi interventi infrastrutturali devono essere discussi con i territori, con i consumatori, con gli agricoltori, con i pendolari, perché hanno dei saperi. E perché poi quando si decide di fare l'intervento tutta la popolazione ha capito perché si fa e quindi la usa, non so come dire, c'è un fatto di prepararsi all'uso. Se qualcuno di voi vuole vedere il fatto, perché lo dico con tanta passione, può trovare ancora forse su web, va a vedere Acerra, Napoli-Bari, Ferrovia Napoli-Bari, durante il governo Monti, contro l'opinione del questore,
e tutti quanti, visto che la Cerra era stato luogo di grossi incidenti, eccetera, eccetera, e la Napoli-Bari ci sembrava una scelta molto ragionevole, bisognava decidere se la ferrovia passava dentro a Cerra o fuori a Cerra, noi dicevamo a Ferrovie, scrivi i vantaggi dell'una e dell'altra, mettilo sul web per 60 giorni e poi facciamo una riunione nel principale teatro di Acerra. È durato 4 ore, il dirigente Ferrovie dello Stato piangeva per l'emozione di raccontare per la prima volta ai cittadini un progetto. 3 scalmanati, con quest'ora che mi diceva, gliel'avevo detto, hanno urlato, sono stati tacitati non dai carabinieri ma dai cittadini. Era così evidente che andava portata fuori la ferrovia da Acerra che quella riunione, è ovvio che io non sto invocando una democrazia popolare dove si vota, sto invocando un contesto in cui la democrazia elettiva è accompagnata da momenti di discussione in cui le persone che hanno eletto i rappresentanti sanno perché si sta decidendo una cosa. Molte volte è de plano, e oggi se tu vuoi a Napoli-Bari va avanti. Il metodo le ultime 2 cose operative, poi dico 5 parole magiche, mi allontano dalle cose pratiche. Tutto questo che ho detto funziona se ci sono 2 requisiti che noi proponiamo. Perché ve lo dico? Perché come gentilmente hai fatto, e con il dialogo che spero si apra con il microcredito, con il comitato, quando uno viene in questi luoghi cerca anche alleati, lo dico con molta sincerità, non lo posso cercare su proposte specifiche, non vi chiedo domani andiamo tutti a chiedere l'eredità universale, ma su queste 2 cose mi permetto di mettere sul tavolo, perché servono a tutti, comunque la pensiamo. Monitoraggio e rigenerazione dell'amministrazione pubblica. Monitoraggio, ma noi non andiamo da nessuna parte se il programma nazionale di ripresa e resilienza non è accompagnato da un'informazione che consenta alle organizzazioni di cittadinanza, alle imprese sociali, a voi, agli imprenditori privati, di sapere che cosa sta per succedere. E qualunque persona di voi che apra il sito del governo, il portale del governo, ve lo dico con la stessa parola con cui l'ho detto alla responsabile di alto profilo peraltro della cabina di regia della Presidenza del Consiglio, che è responsabile della cabina di regia del PNRR, il portale Oggi Italia Domani non è guardabile, è un sito di comunicazione a grande pubblico. Quando io lessi sul PNRR che si parlava di informazione a grande pubblico, già mi venne un po' di preoccupazione, perché grande pubblico mi faceva pensare a una cosa un po' diversa dall'informazione ai cittadini. E quindi in questo momento si sta mobilitando il Paese, l'Università Cattolica con molti alleati, per chiedere che le informazioni sull'attuazione siano utilizzate, come dico io, non solo a babbo morto, perché a me mi interessa fino a un certo punto di sapere fra 3 anni che è stato realizzato un intervento a Catanzaro. Io voglio sapere che cosa si sta facendo per avere 3 asili a Catanzaro e non tutti a Milano, perché se no mi ritrovo con un provvedimento come quello avvenuto un mese fa, nel quale i requisiti del bando per gli asili nido prevedevano il cofinanziamento lo dà Milano e quindi noi gli asili li costruiamo a Milano. Io non ho nulla contro Milano, che ha dei problemini seri nei suoi quartieri brutti come San Siro, ma io rischio di fare un intervento che accentua le disuguaglianze del paese. E poiché c'è qualcuno a Roma che pensa che gli asili in Calabria non servano per il semplice motivo che le donne calabresi non hanno voglia di mandare i figli all'asilo perché non vogliono lavorare, perché questo è quello che pensa, perché i pregiudizi, diamo la chance, poi vediamo cosa vogliono fare, ma se tu non dai prima la libertà, con questo criterio, come dice la mia amica storica Leandra D'Antone, noi non avremmo fatto neanche l'autostrada con tutti i suoi problemi, fino, perché sapete che si discusse negli anni 50 se fare l'autostrada del sole fino a Napoli, e si diceva ma che serve al resto del sud. Per fortuna il grande Pasquale Saraceno disse ma forse il gioco va invertito. Monitoraggio quindi per sapere in tempo, influenzare i processi ed esprimere la voce. La seconda cosa è la rigenerazione della PA, perché tutte le cose che facciamo, come si vede, voi siete un organismo pubblico, si è sentita la competenza, non lo dico lo dico perché ho fatto questo mestiere, noi a volte non abbiamo le competenze dentro le nostre amministrazioni, e dire politica rivolta ai luoghi vuol dire, cioè, ad realizzare gli asili, realizzare il trasferimento tecnologico a misura dei luoghi, beh, vuol dire che io do ai livelli locali di governo dei poteri discrezionali, che è l'unica strada, ma se glieli do devono essere in grado di esercitarli. E qui ricordo soltanto una cosa, abbiamo un'occasione unica nella storia del paese, perché dato che la mia generazione sta uscendo, io sono uscito da tempo, ma la mia generazione sta uscendo dalla PA, abbiamo, come sapete, 500-600 mila persone da assumere.
Ma se noi le assumiamo male, come abbiamo fatto il concorso per i 2800 del Sud, che prima abbiamo fatto una roba per cui non si capiva, dato che non si capiva dove dovevamo metterli, perché se non stabilisci il fabbisogno non capisci di che competenze hai bisogno. E quando poi li fai usi come criterio invece di fare delle prove sulle competenze, perché non importano solo le conoscenze, servono le attitudini, cioè se uno che regge il confronto, se uno che pensa, se uno come dire creativo ma confusionario, se uno ordinato ma non particolarmente creativo, cioè questo un'azienda privata assume sulla base di questi criteri e il pubblico pure. E noi siamo andati con Carlo Moghi Sismondi, saremo all'Arcavaca da discutere di queste cose fra 48 ore, noi siamo andati in giro per l'Italia e abbiamo scoperto che ci sono amministrazioni, purtroppo non particolarmente al sud, che hanno fatto e fanno assunzioni esattamente così, utilizzando anche il digitale. Allora serve una spinta affinché la selezione del personale che viene fatto, a parte che questa è la più grande trasferimento di potere ai giovani che uno si può immaginare. Perché? Perché normalmente il numero di giovani che entrano nell'amministrazione vanno tra i 28 e i 38 anni, parliamo di 600.000 persone, ogni corte è fatta di 600.000 persone, vuol dire che il 10% di ogni corte di giovani, 10% di tutti i giovani italiani tra i 28 e i 38 anni potrebbe entrare nella PA, ma è decisivo se io gli dico chi voglio, se perché come dice mio amico Carlo Moghi Sismondi, la prima selezione è l'autoselezione. Se io penso che sarà un lavoraccio, attiro i peggiori, se non capiscono che non hanno, che quelli non hanno, che hanno capito chi vogliono, che tanto vale, mi metto l'anima in pace e già entro avendo deciso che c'è un posto. Ma se io gli faccio capire che c'è una forte missione, attiro i più intraprendenti, e non è vero che la retribuzione è un limite. Se so che c'è una missione e i meno capaci capiscono che quello non lo passeranno se ci sta scritto che hanno delle capacità. Ok, quindi come vedete si può fare, però servono delle parole, serve cambiare il senso comune, perché siamo così, e quindi finisco, se ho ancora 5 minuti me la cavo presto con le mie parole magiche alla Giovanni Moro, poi se volete trovare le parole magiche di Giovanni Moro stanno sul sito Forum Disuguaglianze, trovate 16 parole raccontate da Giovanni in una maniera straordinaria. La ragione per cui siamo diventati non particolarmente convinti che si possa cambiare è perché abbiamo delle parole sbagliate. Sono 5, ve le dico rapidamente. Prima di tutto la parola merito, che è una parola importantissima. Merito è diventata in questi 30-40 anni la capacità di accumulare patrimonio. Diciamocela proprio papale. Il metro è meritevole, perché ha fatto soldi. Che è un metro solo di mercato, privo del riferimento all'interesse collettivo. Merito deve tornare ad essere quello che era, no, in un paese rivoluzionario, nell'Italia degli anni 50-60, e non per Olivetti, ma anche per l'avvocato Agnelli. Merito è la capacità di concorrere a rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, anche via mercato e via profitto, perché quando la famiglia Agnelli doveva giustificare la propria esistenza, non è che raccontava guardate quanti soldi faccio, doveva dire io do una montagna di lavoro ai pugliesi, adesso vado semplice, cioè la rivendicazione della capacità di contribuire allo sviluppo del paese, era il metodo del consenso che le grandi imprese o le imprese minori hanno e che le imprese hanno spesso nei territori, dove vengono percepite come fonte di sviluppo, poi per farlo devono fare profitto, ne fanno tanto, ne fanno poco. Quindi la cambiamento della parola di merito, perché se il merito è accumulare patrimonio non distingo più tra i rentier, e ce ne sono nel nostro paese, e ce ne sono in questa regione, cioè gente che non produce nulla, ma si interviene in un pezzo del processo di produzione, diventa indispensabile, si rende indispensabile con mezzi diciamo, che rasentano, io ho sempre sostenuto che illegali... l'abuso di monopolio legale e poi finisce nel monopolio illegale, criminale, sono contigui perché c'è una forma di accaparramento di posizioni. Seconda parola, la parola enorme, mi permetto di usarla perché stiamo in questo luogo, libertà. Libertà è diventata sempre di più exit, uso la dicotomia di Albert Hirschman, è diventata sempre più exit e pochissimo voice. Cos'è exit? Non ti piace la scuola? E te ne cerchi un'altra. Non va bene l'ospedale? E ce ne sta un altro, male che vada, te ne vai su in Lombardia. Non ti piace questo borgo? E scendi giù in città. Non ti piace neanche la città? Vai in un'altra regione. Ma non ti piace neanche... E te ne vai fuori, all'estero. T'abbiamo reso libero. Sei libero. Sei libero. Cosa abbiamo represso? Cosa abbiamo contratto? Sulla voice, la libertà, ci dice Hirschman, è certo l'exit, per carità. Per carità, e teniamocela stretta.
ma è anche la possibilità di pretendere, di avere la voce, di avere un luogo dove cercare di dire no, questa scuola deve migliorare, questo ospedale deve migliorare, questo borgo può tornare ad essere un borgo di successo, questa città può cambiare. Non abbiamo lavorato alla costruzione di luoghi, questo torna con dialogo sociale, quindi libertà ci fa scattare proprio in testa una cosa sbagliata. E diciamocelo con sincerità, quante volte la parola partecipazione, sì, vedo gente, incontro persone, faccio cose, cioè Nanni Moretti al meglio, cioè una roba, una gran perdita di tempo, perché abbiamo usato male gli strumenti di dialogo, abbiamo costruito male i processi partecipativi. Perché? Perché ci siamo arrivati in modo incompetente. Non è che metto insieme 20 persone, un tecnico e poi ho fatto la partecipazione. No, hai fatto una perdita di tempo. I processi partecipativi richiedono delle competenze di grande valore. Ho fatto piccolissimo esempio, non l'ho fatto io, del pubblico dibattito sul Salerno-Reggio, proprio per questo, 2 ore, fatte come Dio comanda, piccole, in 2 ore si è saputo di più. Terza parola, uguaglianza di opportunità, delicatissima, qui faccio finta di avere il mio amico Carlo Cottarelli, con cui sono in profondo disaccordo, siamo ex colleghi di Banca d'Italia, la Banca d'Italia era policentrica, politica, cioè aveva tante opinioni diverse. La guaglianza di opportunità è diventato colmare, attenzione questa è delicata, il divario di istruzione che deriva dal contesto familiare in cui sei nato, con cui ti presenti sul mercato, perché c'è questa ansia sempre che l'unico metro è il mercato, l'unico metro è quanto ottieni sul mercato. Attenzione, il mercato è uno dei metri della vita e se non sei attrezzato ad andare sul mercato devi trovarti un'altra cosa, ma non è l'unica dimensione di vita. Perché tu puoi stare sul mercato e non avere dignità, tu puoi stare sul mercato e essere sfruttato a casa, tu puoi stare sul mercato e non goderti la tua vita, puoi stare sul mercato e non riuscire ad accedere alla salute, puoi stare sul mercato e essere un ignorante, eh? Essendo ignorante non collabori al compenso della società, ma dato che sei consapevole di essere fortemente ignorante sei anche depresso. E dunque uguaglianza di opportunità, cambiare da questo colmare il divario di istruzione che mi consente di andare sul mercato a capacitare le persone, cioè all'articolo 3 della Costituzione, nulla di più, in questo caso ce l'abbiamo già scritto. Amartya Sen la chiama capacitazione, rendere le persone capaci in tutte le dimensioni di vita, una delle quali è quella di stare sul mercato e un'altra è quella di avere relazioni con gli altri civili, per cui ci possiamo guardare negli occhi. Quante persone non riescono a guardarci negli occhi? Se le incontri, non ti guardano negli occhi, hanno l'occhio basso, già, quella non è vivere, dover abbassare gli occhi di fronte a ognuno, quindi cambiare il concetto di uguaglianza di opportunità. Questa è importantissima, che mio amico Carlo Cottarelli mi dice che la politica ha finito il suo mestiere quando ha fatto un intervento sulla scuola non sarebbe neanche sensibile alle cose che avete detto oggi, perché se non ci sono delle cose, il mercato offre, perché lo Stato deve intervenire per risolvere il problema di qualcuno che ha già dimostrato che non restituisce il credito, perché deve accompagnare, cos'è sto ruolo d'accompagnamento? È un inutile paternalismo, nemmeno la mano invisibile, neanche la, esattamente le ultime due, delicata di questi tempi, tecnostruttura. È diventato progressivamente in tutto il mondo, nel nostro paese, il luogo della decisione efficiente, quante volte sentiamo la parola efficiente, su cosa fare, visto che non ci sono alternative. Non ci sono alternative, ce l'ha detto tanti anni fa la signora Thatcher, e quindi diciamo c'è poco da decidere su come deve essere il nostro futuro. Adesso lasciamo perdere la politica, ragazzi, cioè bisogna dare ai tecnici e dirgli come devono decidere. Uscire da questa situazione in cui la politica si è fatta indietro, la politica e quindi la democrazia si è fatta indietro, perché ha abdicato delle proprie funzioni, questo è vero nel nostro paese in maniera eclatante, fino a dover incaricare un tecnico ripetutamente di incarichi altissimi. Tornare a pensare la tecnica fondamentale, sarebbe un po' strano che dicessi, visto che se c'ho un senso della mia vita di avere svolto la funzione tecnica, come attuazione efficiente dopo che la politica ha scelto fra diverse alternative, dopo che la politica ha fatto la scelta, non facendo finta che non ci sia scelta politica. Se uno legge la delega fiscale di questo governo è evidente che c'è dentro una scelta politica, ma non l'hanno presa i politici, e questo è un problema della democrazia abbastanza rilevante. Ultima osservazione, e chiude il cerchio di tutto quanto, che chiude tutto, perché ritorno al punto, il futuro più giusto, la politica per il futuro più giusto. Quindi cambiare, qui mi allineo con
vaccini, cambiare l'idea che la politica contro le disuguaglianze è politica di compensazione, magari caritatevole, magari ognuno poi ci aggiunge la parola che vuole, di compensazione dei divari personali e territoriale. Compensazione indispensabile per evitare, non fraintendiamoci, che le persone cadano in condizioni in cui non riescono più neanche a ragionare, ma non cambi lo stato delle disuguaglianze. Cambiare l'idea che la politica contro le disuguaglianze è una politica di compensazione, purtroppo i fondi comunitari che sono stati la mia vita sono diventati, in alcuni casi, in alcune regioni di questo territorio, di fatto una compensazione. Poco importa che facevi formazione, costruivi infrastrutture o davi incentivi, c'erano grandi battaglie, meglio gli incentivi, meglio le infrastrutture. Qualunque cosa facevi, l'idea fondamentale è che davi soldi a delle persone sapendo che tanto, cinicamente da Roma, non sarebbe cambiato niente, perché non ce la fanno. Quindi teniamoli buoni, adesso scusatemi la brutalità, perché la compensazione spesso contiene anche un giudizio improprio. Cambiare, ma cambiare profondamente questo, ha l'idea che la politica contro le disuguaglianze, sto dicendo quello che è la sintesi di tutto, quindi la frase, non vi preoccupate, su cui chiudo, di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana a misura delle persone nei luoghi. Questo è politica contro le disuguaglianze. E basta. Ringraziamo il professor Barca, che, a cui vorrei rivolgere alcune domande, se possibile. Allora, lei che da esperto, da ex ministro della coesione territoriale, ci ha raccontato anche della sua esperienza in Banca d'Italia, volevo parlare con lei di violenza economica e soprattutto come colmare il gap della violenza di genere come violenza economica. Lei che cosa ci dia qualche... una delle sue... ci racconti che cosa pensa, perché di solito lei è molto incisivo. Ma la prima cosa, forse la più importante, resta un come dire, riprendere il disegno. Io parlo di cosa fare per affrontarla. Riprendere il disegno straordinario di quegli anni 70 che sono finiti purtroppo alla storia per via di quel tragico evento che è stato il rapimento di Aldo Moro, che ha pesato secondo me sulla storia italiana più di quanto noi abbiamo voluto raccontarci, riprendere il filo di quegli anni nei quali si stava cominciando finalmente a pensare a un welfare universale che affrontasse il tema non solo della cura delle due fasce delicate della vita, che sono gli anziani non autosufficienti e i bambini, la fascia 0-6, ma affrontasse il tema della riproduzione sociale, cioè del ruolo all'interno della famiglia. Quella strada, se uno va a rileggere il dibattito di quegli anni, ricchissimo, che coinvolgeva i grandi partiti, i quattro grandi partiti, non dico solo i due grandi partiti, i quattro grandi partiti che portavano i pensieri di cui ho fatto riferimento, ci diceva una cosa molto semplice, cioè il tema è che la famiglia è elemento fondamentale della nostra società, deve essere, come dire, libera di esprimersi e di svolgere questa funzione al proprio interno, ma questa libertà, essere liberi, vuol dire che lo Stato si prende cura della possibilità, in relazione alle volontà familiari, non obbligando a delle soluzioni, perché altrimenti saremmo in uno Stato oppressivo, ma rende veramente libera la famiglia, rende libera la donna all'interno della famiglia di svolgere la funzione. Rendendola libera, era il punto che sollevavo prima, scopre le carte. Allora, questa cosa in questo momento ha delle chance, parliamo di cose concrete, perché dentro al programma nazionale di ripresa e resilienza, su cui, come potete capire da quello che ho detto, io ho delle problematicità relative al modo in cui viene attuato, ma sulla carta ci sono i due pezzi che possono farlo, c'è una montagna di soldi che non c'è mai stata sugli asili e c'è un segnale importante che viene venuto sugli anziani non autosufficienti, a cui noi abbiamo dato un piccolo contributo con una rete, perché è il modo in cui il forum lavora, che ha come riferimento Cristiano Gori, in cui abbiamo spinto sul governo, sui ministri della salute e del lavoro, per dirgli: rimettete insieme salute e cura, perché gli anziani sono un asset e non possono essere affrontati solo quando stanno male. Ecco, se quella strada, che non è semplicissima, noi stiamo chiedendo in questo momento, tanto per essere chiarissimo con lei, almeno 300 milioni di euro per la parte di assistenza sociale, oggi debolissima.
Se quella strada e la riforma che il PNRR comprende prendesse strada, noi andiamo a toccare due pezzi della vita umana. E tra l'altro me lo lascia dire che consentono anche di rimettere insieme gli anziani con i bimbi, forse anche a cavallo di famiglie diverse, oggi che le famiglie sono diventate molte così piccole, perché dove ti può mancare un nonno o ti può mancare un nipotino, vogliamo parlare della discrasia, quanto è importante per un piccolo avere una generazione che è la terza, più libera, e per un anziano avere un bimbo con cui dialogare, e quindi anche con una fantasia di immaginare un modo di organizzare le città diverso. Ma mica stiamo dicendo cose strane. La mia amica sindaca del Molise ha disegnato delle operazioni simili a Riccia, in cui questo avviene. Stiamo parlando di cose che avvengono. I miei amici delle Madonie in Sicilia hanno disegnato delle operazioni interessanti. Cioè, il tema qual è? Portare a sistema. Se lo porti a sistema, questa violenza, non ho usato la parola violenza fino adesso, dice che questa violenza che si esercita attraverso una divisione di ruoli. E poi c'è anche una piccola misura, perché a me colpisce adesso che io sono nonno tre volte, che comincio ad avere nipotini, e mi colpisce vedere il diverso trattamento, le misure nei confronti degli uomini in paesi come l'Olanda, dove c'è il giovedì del padre, cioè delle forzature. Il giovedì del padre, per cui non si va a lavorare, in Olanda si lavora meno che in tutti i paesi d'Europa, si lavora di più, vecchio slogan. Ma i padri hanno la possibilità di farlo. In altri paesi, in Italia, l'assenza per accudire figli, come si chiama? Il congedo di paternità è possibile, ma è breve, non è obbligatorio. In altri paesi lo è. Cioè, anche misure di scuotimento dei ruoli sono misure di avvisaglia, anche perché, se Dio vuole, la generazione, lo vedo, dei trentenni sta cambiando. Dargli una mano a dire quello è il modello giusto e non l'altro vuol dire che i propri coetanei che non si muovono. E poi c'è il tema della violenza, delle forme estreme di violenza non economica, che comunque è un problema in questo paese di proporzioni enormi. Noi abbiamo al nostro interno come forum delle persone che lavorano su questo terreno, e anche lì ancora vediamo sul piano del senso comune delle fraseologie, delle frasi, degli atteggiamenti sui social che sono pesanti. Quella non è violenza economica, è violenza fisica. Bene, quindi le donne torneranno al potere, il potere come aiuterà le donne? Ma la parola potere a me fa piacere che lei l'ha usata, perché qualche volta quando uso riequilibrio di potere a favore delle donne, che è un'espressione che noi usiamo come forum, una parte del movimento femminista dice la parola potere non va bene. Io ho qualche problema nel dialogo con loro, per un semplice motivo, perché in una società meravigliosa che ci sogniamo non ci sarà più il potere, ma in una società in cui ci sono i poteri, non ci sta. Io che cosa le posso dire? C'è un aspetto importante che riguarda l'amministrazione pubblica. Io ho avuto la fortuna di lavorare nel Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui poi ho preso la direzione quando divenne dipartimento, dove lavoravo con tutte donne, perché in quel luogo era avvenuto un processo particolare. Nell'amministrazione pubblica, per certi versi, siamo più avanti che in altri comparti. In altri comparti siamo molto indietro. Faceva sorpresa vedere i sindaci del centro-sinistra contenti perché avevano vinto, ma erano tutti maschi, cioè non si erano resi conto, tra l'altro, di essere tutti maschi quando si sono. E invece nel mondo giovanile, che noi seguiamo come forum, vedo cose interessanti in tutti i partiti, l'emergere di una serie di matti che vogliono fare i sindaci o i consiglieri comunali, perché fare questo mestiere è talmente difficile, talmente impegnativo, talmente poco remunerato, che bisogna avere proprio una vocazione forte di aiuto alla comunità per farlo, un sacco di ragazzi e ragazze, molte donne. Noi abbiamo lanciato una campagna per appoggiare candidati di partiti diversi, non di partiti, ma delle figure che ci sembravano omogenee alle nostre idee. Alla fine abbiamo selezionato, ma non per fare i femministi, abbiamo selezionato su 18 persone, 13 donne e 5 uomini, perché era palese la qualità delle persone, ma anche perché le regole del gioco che abbiamo messe non erano esclusive delle donne. Non so se è chiaro che è un punto fondamentale nel lavoro con le donne. Ultimo punto sulle donne, importante ma importantissimo, sottovalutato, è la scarsissima presenza delle donne nella costruzione degli algoritmi di apprendimento automatico, cioè nell'informatica e nel digitale.
è un campo su cui noi abbiamo lavorato, non ho detto niente oggi, non si poteva parlare di tutto, ma sono degli strumenti che regolano, lo sapete bene voi, molte banche, come dire, oggi non studiano più i loro casi, ma affidano agli algoritmi la decisione se dare o non dare credito. Ora, questi e i servizi sociali e la sicurezza per le strade, ora questi sono disegnati da, per l'82% da maschi, e questo ne segna il tratto. E quindi il riequilibrio del ruolo delle donne all'interno di un pezzo che decide di molto delle decisioni pubbliche e private, delle assunzioni, è un altro di quelle battaglie che ha senso fare.